Le eterne cose della terra sono inquiete. La primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno, il giorno e la notte. La macchia nera, la peste nera. Mentre aspettava la fine fatale, Tiringa maledisse gli umani. I corpi nascono, crescono, invecchiano e si disperdono. Le anime altrettanto. C'è dunque un patto sacro tra noi e la natura che è violato quando l'uomo devasta l'ambiente in cui è collocato. Credere che ogni limite sia solo un confine è quanto di più pericoloso si possa credere. Il Signore disse a Noè: entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto dinanzi a me in questa generazione. Ciò che hai non è tutto e soltanto per te. Appartiene anche all'altro da te, che non è mai così altro da uscire dall'orizzonte del noi. A che scopo passiamo da questo mondo? Per quale fine siamo venuti in questa vita? Credo che la nostra vita rimanga incompleta se dopo aver creato orti, case e templi non ci saremmo costruiti un giardino. Quello che la natura ci chiede per salvarsi è che tutti facciamo quello che veramente ci fa stare bene. Professore, ce la facciamo? Non è una ruota della fortuna, non ci sono destini già scritti o ineluttabili, dipende tutto da noi. Nessuno, se non noi, distruggerà la terra e nessuno, se non noi, la salverà.